Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, vlog più che altro. Perché sto facendo questo vlog, ragazzi? Perché ci sono alcune cose che volevo dirvi. Ovvero che intanto c'è questa torcia mi sta sparaflesciando in faccia e non ci vedo più già un cazzo. Vi volevo dire che non so quando starei pensando di comprarmi una nuova fotocamera. Magari può sostituire il telefono, perché il telefono ha un problema alla batteria. In pratica anche solo 2 minuti di video che faccio si spegne. Quindi cercherò di essere più stretto oggi, coinciso. Comunque volevo dirvi, raga, che ho fatto un paio di cambiamenti nella postazione e già li potrete notare perché li vedete là dal PC. Vi ho messo i LED all'interno e li ho tolti dalla scrivania. Perché li ho tolti dalla scrivania? Sia perché non mi piacevano da come erano messi, primo, e secondo poi perché secondo me sono molto meglio dentro al PC, come potete vedere da un bellissimo effetto. Ora uno potrebbe dire: sì, ma se hai il computer e tutta la postazione rossa, che cazzo te ne fai di, insomma, la postazione RGB? Ebbene sì, raga, sto pensando di ordinare delle ventole da 12 cm l'una, silenziose anche quelle RGB, da mettere al posto di quelle due. Perché dico quelle due? A proposito, in pratica il mio computer avrebbe lo spazio per 3 ventole in tutto, no? E una dietro e 2 davanti. Davanti però non si vede, cioè nel senso se ne vede, invece di 2 se ne vede una. Però io, raga, ho fatto una cosa che secondo me è giusta. Vi ricordate che nel vlog quello dove vi facevo vedere la mia scrivania, sì, tutta la postazione insomma completa, e vi avevo fatto vedere che il PC aveva una ventola da 12 cm dietro, la ventola quella che era dietro, che prima era dall'altra parte, e l'ho montata qui sopra. Non so se voi lo vedete, perché ora il telefono l'ho impostato proprio preciso, quindi uno sputo e cade, e l'ho messo proprio davanti, dalla parte davanti, però sopra quella che aveva, che era già predisposta quando comprai il case. Poi altri cambiamenti che ho fatto sono state finalmente la sedia. E la sedia, raga, ci vorrei fare una recensione, però mi sa che ve la fo adesso, in questo preciso istante. La sedia è fatta in pelle, e poi qui da questa parte un altro tipo di tessuto. Comunque, la sedia in sé per sé è molto comoda. Vi giuro, raga, che io per esempio ho un volante che non sto a farvi vedere perché vi verrebbe un embolo inverso tipo instant. In pratica solo con quel volante mi sembrava di stare all'interno di una macchina. Perché uno magari potrebbe dire: ma sì, dai, chiamo la sedia della, che io ora la chiamo AK Racing, però tutti potrebbero chiamarla K Racing normalmente. Comunque, perché non prendere la sedia dell'AK Racing? Tanto, cioè, costa 300 euro, sarà super comoda. Su quello non ci piove, è comodissima come sedia. L'ho pure provata e quindi posso anche dirvelo che è una sedia spettacolare. Però la cosa bella di quella sedia è che gli altri due, cioè, sarebbe una sedia più o meno da 100 e qualcosa euro. Gli altri 200 sono solo per modificarla. E poi che vi volevo dire? Questa sedia, raga, è una normale sedia sportiva. È veramente molto comoda. L'unica pecca di questa sedia è che non è come l'AK Racing, come dicevo prima. In pratica hanno lo schienale che va indietro, invece questa rimane dritto ed è perfetto per me, perché con l'altra sedia, quella che avevo, quella di merda, in pratica mi è iniziato a fare male la schiena, quindi io ho deciso proprio per questo di comprare questa sedia. Comunque, però la brutta notizia è che già mi si è rotta la molla sotto. Comunque, ho fatto una piccola cosa, un piccolo cambiamento anche al computer, oltre i LED intendevo e la ventola, ovvero ora non posso farvelo vedere, ho sistemato un pochino il cable management all'interno, ho cercato di farlo più carino possibile, più pulito possibile soprattutto, e in più l'ho pulito, l'ho smontato di nuovo, l'ho smontato tutto, l'ho ripulito per bene, furfono, poi una botta di compressore, insomma ho fatto un bel po' di roba in questo computer. E vi ricordate, raga, che c'era il dissipatore che era girato? Davanti a quella ventola c'è un dissipatore dell'Arctic Freezer I30. Non so se voi avete notato che nel video, nel vlog, quello di camera mia, insomma, la ventola, cioè il dissipatore, mi pare che era girato al contrario. L'ho rigirato di nuovo. E perché ho fatto ciò? L'ho rigirato perché, primo, non c'era lo spazio per una RAM sotto, perché era pari merito con una di quelle due RAM. Vabbè che in altezza quelle due RAM sono uguali, quindi è inutile che dico
cazzate. Comunque, stavo dicendo, l'ho rigirato perché ho notato che c'è stato un piccolo cambiamento di temperatura. Quando era girato nell'altro verso, l'aumento che insomma era verso l'interno, che era all'incirca, il processore all'incirca mi stava sulle 40-42 gradi circa, non ne sono sicuro, cioè non lo so di preciso. Adesso, ora che ho girato il dissipatore, mi viene all'incirca, nei giochi mi fa 30 gradi mi sta. Sì, mi sta all'incirca 30 gradi, poi non lo so quanto è di preciso perché non mi ricordo. Poi altri cambiamenti fatti in questo PC sono che ho levato il secondo hard disk, perché voi sempre in quel blog lì avete visto che ce n'erano due. Ci sono due hard disk, uno da 1 tera e l'altro da 500. Ne ho levato uno, ovvero quello da 500 giga. Perché l'ho levato? Perché non faceva, era messo lì tanto per bellezza, quindi ragazzi, non avevo voglia di continuarlo a tenere. L'ho staccato e l'ho messo nel computer, quello di sotto, perché ho tanti altri progetti dopo aver finito questo qua. Quindi, passando ora ai video, non faccio video da un bel po', tra 2 settimane qualcosa, e infatti vi volevo chiedere scusa per questo, perché non ci sono stato, ho dovuto fare molte altre cose e non vi sto a spiegare cosa. Poi ci sono veramente rimasto male ai risultati della live che ho fatto di GTA 5, perché ho visto che primo laggava e secondo poi non lo so cosa era successo al programma. Però in pratica il programma per streamare mi ha dato un problema veramente, ma veramente grosso, che ancora tuttora non sono riuscito a togliere, ovvero che non ho capito come mai, ma sicuramente si sarà buggato, non so come mai, però mi sa che il programma si è buggato, e mi dovrebbe aver messo l'audio nel microfono, quindi io più parlavo più il microfono, più l'audio di gioco era ancora più alto. Quindi mi volevo scusare anche per questo, eviterò di fare live su giochi che mi girano a malapena, e lo so, sono stato pure un pirla a farlo. E un'altra cosa che volevo dirvi, che non ho capito come mai, cioè sono andato nelle impostazioni di Xbox, non ho l'Xbox, ve lo dico subito, nelle impostazioni di Xbox dal computer, e c'era un certo recording, una roba del genere, programma di registrazione attivato, che in pratica nei giochi mi faceva perdere frame. Da cosa l'ho capito? Un giorno stavo giocando a Counter Strike da solo, insieme a alcuni miei amici, insomma stavo a fare una competitiva, e il gioco vedevo che mi stava andando leggermente a scatti, e mi diceva di andare nelle impostazioni di Xbox e togliere quella roba. Difatti che ho fatto, sono andato nelle impostazioni, ho tolto quella roba, insomma ho fatto un bordello, e mi è toccato anche riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, tipo il gioco mi faceva all'incirca 20 fps, perché laggava come lo schifo. E poi mi ha fatto all'incirca 40 fps, mi ha preso 20 fps in più, però a dettagli alti. Poi ho provato anche con Tomb Raider, infatti l'episodio che avevate visto era, praticamente avevo messo le impostazioni sia alte, avevo lasciato quelle, però avevo tolto, mi aveva preso anch'esso 20 fps in più, quindi invece di 18, 20 fps in più me ne faceva 38 anche in registrazione, anche mentre registravo. Quindi insomma, per adesso penso che se farò altri giochi li vedrete ancora più fluidi. Altra cosa che volevo aggiungere è che su Tomb Raider, vi ricordate che questo ultimo episodio ci siamo fermati in quel punto dove c'era una certa, insomma non lo so, mi sono messo a mirare da una parte, però ho fermato lì il video, e mi è successa una cosa, ovvero che quando sono andato a salvare, sono rientrato nel gioco per vedere se aveva salvato, mi ha saltato, se io riesco a ricordarmelo, perché non è che lo ricordo, non ho manco il video salvato, perché non ho fatto il video dopo che cosa è successo dopo, e quindi cercherò in qualche modo, se me lo ricordo, di spiegarvelo, magari andando ancora avanti. E ci sta pure che, magari non questa domenica ma la prossima, ci sarà una live su Tomb Raider. Va bene ragazzi, direi che questo vlog può terminare qua. Direi anche di lasciare, che ci siete, qualche commento, qualche like. Fatemi sapere se questo video, se questi cambiamenti vi vanno bene, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Tell me that you love me, even if it's fake.